No. Si apre. Oggi siamo al Museo della Magia a Carasco con il Mago Sales, il nostro Mago Lorenz che già conosciamo. E apre, e lì dentro, no, che cosa ha trovato? L'orologio, guarda un po'. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E sono tornato dopo un po' di tempo, dopo una lunga assenza. Il primo video nel 2016, un po' mi vergogno del ritardo. Sono successe un po' di cose in questi mesi e ho partecipato a parecchie congestioni. Qualcuno che mi stava vedendo magari mi ha conosciuto proprio lì, quindi lo saluto calorosamente. Insomma, ho fatto una serie di progetti e quindi sono stati davvero dei mesi intensi. Colgo l'occasione per farvi notare che ho cambiato l'immagine del profilo, che ora nuova, e anche l'immagine di copertina del profilo e sempre anche della pagina Facebook. Il motivo principale però per cui ho fatto questo video è per farvi vedere quello che ho vissuto 2 giorni fa al Museo della Magia a Carasco. Sono stato per la prima volta al Museo della Magia e ho incontrato il Mago Sales. Ho avuto il piacere, la fortuna di incontrarlo. È veramente una persona straordinaria, con una grande esperienza e soprattutto la capacità di far sorridere i ragazzi, sorprendente. Ho visitato il Museo della Magia insieme alle state ragazzi di San Pietro, alla quale faccio l'animatore, e ho visitato con i ragazzi al mattino il museo e al pomeriggio lo spettacolo, e i ragazzi hanno partecipato anche al laboratorio di magia. Nello spettacolo di magia il Mago Sales mi ha chiesto se potevo accompagnarlo con un paio di giochi, e quindi ho fatto un gioco con le corde e un gioco con le carte. Quello con le corde è Fiber Optics, l'avete già visto qualche video fa alla Corrida Talent a Giamaica, mentre il gioco con le carte è appunto il ritrovamento di una carta lanciando tutto il mazzo in aria e prendendo in mano solo la carta che è stata scelta. Non mi perdo in altre parole, vi faccio vedere il video. Con un mazzo di carte. Conoscete le carte più o meno? Sì, avete già giocato, sì. Allora, un mazzo di carte, facciamo qualche miscuglio da mago, quindi qualche miscuglio, qualche taglio. Bene, quello che vado a fare è far scegliere una carta. Da chi posso sceglierla vado in mezzo. Scelgo chi non devo scegliere dall'Alessandro. Allora, tocca una carta, scegliere, ok? Falla vedere a tutti. Io mi giro, non ditela perché sennò si rovina il gioco. Quindi fatela vedere a tutti. La rimettiamo in mezzo al mazzo. Tagliamo un po' di volte. Lo togliamo. Ora, sento qualcosa di particolare, è un esperimento che non ho mai fatto, è la prima volta, vediamo se viene. Allora, la vostra carta è da qualche parte qui in mezzo al mazzo, io tenterò di fare qualcosa di magico, adesso vedrete, inutile spiegarlo. Attenzione, prendo una carta. Per la prima volta, che carta avevate scelto? Di fiori, non di picche. Meno male, perché questo è il 2 di fiori. Grazie! Spero vi sia piaciuto questo effetto. Cercherò in quest'estate di portare un po' più di video quando avrò tempo e ho già alcune idee in mente, devo solo trovare il tempo per realizzarle. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.